rientrano i vostri ragazzi, l'avventura è finita, ritornano sani e salvi. Sì, questo è importante. Al di là di tutti i commenti che stiamo facendo, che abbiamo fatto, che facciamo e che forse faremo, è questa la sostanza. Quando si viaggia, quando ci si muove, il pericolo ci può essere sempre. Può essere a Tunisi, può essere a Roma, può essere a Barcellona, perché in Spagna non ci sono stati attentati terroristici. Io questo ho detto poc'anzi a un'altra rete. L'ipotesi di fermarsi a Tunisi era un'ipotesi normale perché era una delle 6 tappe della crociera dove tu scendi, non pernotti e torni. Ecco. Quindi non avevamo notizie di situazioni di fermento, di atti eclatanti oppure di un governo instabile. Ovviamente la Libia è tutta un'altra cosa. Io l'ho detto a qualche genitore che è venuto 4-5 settimane fa. Vedete che la Libia è vicina, però è lì che stanno accadendo altre cose. Ma a pensare sarebbe stata una cosa del genere. Perché quando alle 13:35 del fatidico giorno mi chiamano alcuni genitori allarmatissimi perché hanno visto il telegiornale, io ho chiamato e ho avuto la fortuna, ripeto, di avere la risposta dal cellulare di un accompagnatore, il quale mi ha detto che i ragazzi stavano per arrivare alla nave e quindi erano tutti tranquilli. Quindi la tranquillità c'è stata dopo pochi minuti e alle 13:45 sul sito della scuola c'era la notizia che i ragazzi stavano salendo. Quella è importante, che finalmente stanno arrivando. Non l'ho vissuta bene, io devo dire la verità. Qual è stato il momento più brutto? All'1:10, quando ho acceso il telegiornale. 5 minuti prima avevo sentito Maria Cristina, mi diceva: mamma, siamo su un autobus, che rientriamo al porto. Invece io l'ho immaginata l'autobus dei crocieristi, che il telegiornale ribadiva crocieristi, quasi tutti italiani. Cioè, è stato un incubo. Abbiamo vissuto in maniera veramente drammatica perché io ero veramente al lavoro, mia moglie era a casa, ma mi ha telefonato dicendomi che a Tunisi era successo un attentato, però per fortuna i ragazzi hanno chiamato subito a casa e ci siamo tranquillizzati subito, però finché non sono partiti da Tunisi la nostra ansia aumentava sempre momento dopo momento, quindi per un genitore avere un figlio che doveva essere una gita di divertimento, invece si stava svolgendo una tragedia, è stato veramente drammatico. La guida ci ha proposto un giro a Cartagine e gli alunni, e dovevamo pagare 6 euro in più. Gli alunni hanno accettato, sono agitato perché in quel momento pensavamo che gli alunni non accettassero, perché sa, magari la spesa di 6 euro. Sono stati tutti concordi, gli alunni hanno accettato di pagare questi 6 euro, per cui noi siamo andati a Cartagine. E quindi abbiamo evitato il giro di Tunisi e del museo praticamente. Poi quando eravamo a Cartagine siamo saliti sull'autobus, finita la visita, hanno iniziato tutti i genitori a telefonarci e ad avvisarci di quello che era accaduto. Poi siamo arrivati subito, ci hanno accompagnato subito sulla nave, abbiamo iniziato ad aprire la televisione e sentire le notizie perché nessuno ci dava notizie. Noi siamo stati praticamente dovevamo partire alle 4 del pomeriggio, siamo partiti l'indomani mattina alle 6 di mattina senza avere nessuna informazione di quello che era successo, di che cosa stava accadendo. Vabbè, l'esperienza complessivamente è andata bene. L'unico rammarico per le persone ovviamente che in questa cosa ci hanno ovviamente lasciato il cuore molto molto addolorato. E perché l'esperienza poi lì sulla nave dopo quello che è successo è stata difficile, è stato tutto sottotono. Quindi complessivamente a noi è andata bene. E questo è l'importante. Siamo stati fortunati nella sfortuna, diciamo. Come avete vissuto quei momenti di attesa al porto? Diciamo, sono stati dei momenti un po' toccanti, particolari, anche quando abbiamo visto le persone colpite ritornare, ma diciamo che in generale abbiamo cercato di continuare la nostra gita. Finalmente potete riabbracciare i vostri genitori. Sì, fortunatamente sì. Cosa che purtroppo magari non si può dire per altre persone, ma siamo stati fortunati. Dai, com'è andata?
Siamo felici di vedervi tutti qua, siamo sollevati, è stata un po' traumatica come situazione. Un brutto momento, ma tutto è bene quel che finisce bene. Sì, esattamente, con tutti noi insieme, con i nostri parenti, familiari, siamo felici.